Buongiorno e bentornati in questo nuovo video in giro per la Lombardia. Siamo in macchina e la destinazione di oggi si trova in Val Travaglia, per l'esattezza a Castelveccana, in provincia di Varese. Da Milano in auto sono circa 100 km per un'ora e mezza di strada, puntando il navigatore al parcheggio comunale nella frazione di Nasca. Vi lascio in descrizione il punto GPS dove parcheggiare. Una volta parcheggiata la macchina bisogna intraprendere a piedi la stradina che porta dalla frazione di Nasca a quella di Sant'Antonio. E dopo aver percorso circa un chilometro a piedi siamo arrivati all'inizio del sentiero che ci porterà verso la destinazione di oggi, e cioè la Cascata della Froda, un ottimo luogo dove poter trovare il refrigerio durante questo caldo estivo. Dai, l'ho fatto io con una mano. Metti il piede fuori, ora tira il sinistro verso l'alto, il tuo sinistro verso l'alto. Ce la puoi fare, dai. Ho le gambe corte. Oh, grande Bea, ce l'hai fatta. Discesa fatta e ora ponticello che si ritorna alla macchina. Se non scivoliamo non ci facciamo del male. Pom pom, via, posto. Quindi salutiamo la cascata, ciao, e torniamo alla macchina. Una farfalla, hanno paura di te? No, io ho paura di loro e la sentono. Ok, ci abbiamo messo quasi 40 minuti tra il pezzo nel bosco e l'ultimo chilometro per arrivare in macchina fuori, quindi lungo la strada. Per arrivare alle cascate il sentiero non è proprio ben segnalato, ma l'importante è che seguiate la strada ad andare verso l'alto e la strada fatta da ciottoli. Poi a un certo punto vi accorgete che dovete girare a sinistra e siete praticamente arrivati. Bello, portatevi il costume e asciugamano perché al bagno ve lo potete fare, magari anche le scarpe un po' più da trekking, sì. Se no scivolate alla prima, esatto, roccia. Ci vediamo al prossimo video. Però ti interessa il grigio? Sì, cioè no, ma anche quello è grigio.